nuovo appuntamento con l'informazione sanitaria e con la salute. Abbiamo parlato di associazioni di trapiantati, in particolare di trapiantati di fegato, ed è ancora con noi oggi il dottor Aldo Giacardi, vicepresidente dell'associazione. Dottore, lei è stato collaboratore del professor Salizzoni nel centro trapianti di fegato di Torino, ma in realtà quanti trapianti di fegato avvengono? Dunque, intanto dal 10 di ottobre del 1990 ad oggi, fino a ieri, sono stati eseguiti a Torino 2.910 trapianti di fegato, di cui 142 trapianti pediatrici. Cioè, a me fa abbastanza impressione quando parla di bambini, quindi Sì. già in generale l'idea del trapianto ha un impatto emotivo fortissimo, pensarlo poi su un bambino è Sì, ancora più. sono stati eseguiti 142 trapianti pediatrici, esattamente. Mentre in Italia quanti trapianti vengono effettuati in un Dunque, anno? io adesso do i numeri precisi e certi del 2015, perché il Centro Nazionale dei Trapianti ha dei numeri provvisori, perché arrivano man mano dalle varie sedi, di conseguenza non è che si possono avere dati certi, ma per il 2015 sono stati eseguiti trapianti di tutti i tipi, rene, fegato, cuore, eccetera, 3.336, 26, scusi, 3.326 trapianti in tutto. Di questi 3.326, 1.881 erano di reni ed esattamente 301 da donatore vivente, cioè un vivente che ha donato un rene. Ce ne sono stati 1.094 trapianti di fegato, di cui 23 trapianti di fegato da donatore vivente, cioè si è eseguito il cosiddetto split, cioè il Sì. fegato del donatore è stato diviso in due, una parte, e Credo che chiaramente. sia importante sottolineare che ancora una volta che la donazione non avviene solo da persona deceduta, ma può avvenire anche per alcuni organi da persona vivente e che Esatto. forse l'obiettivo è proprio quello di incentivare anche questo tipo di donazione. Esatto. Dottore, lei appunto perché è un dottore, ho una domanda che forse è anche un po' una curiosità. C'è in qualche modo una differenza nel vivere il trapianto sia dal punto di vista medico che dal punto di vista malato? Un medico cosa si pone? Qual è l'aspettativa che ha il medico nei confronti del trapianto? Ma innanzitutto il trapianto salva delle vite ed è molto importante quello. I trapianti sono una branca medica in cui c'è moltissima empatia. Empatia che può essere triste, nel senso di quando si vanno a fare i prelievi d'organo da cadavere, veniamo a conoscenza di situazioni drammatiche che hanno preso le famiglie che hanno dovuto decidere magari di donare l'organo del loro caro. Però ci sono anche empatie di natura felici, insomma, nel senso che ad esempio i nostri trapiantati li vediamo riprendere la loro vita quando tornano a casa dopo il trapianto. Poi è anche molto bello vederli arrivare ai controlli programmati, a volte portano la torta per festeggiare il loro secondo compleanno, perché loro sono rinati una seconda volta, è il loro secondo compleanno il giorno del trapianto. Altrettanto succede quando vengono di proposito o quando vengono ai controlli dicendoci che il loro figlio si è laureato o si è diplomato o che hanno avuto un nipotino. Addirittura alcuni vengono a dirci che si sposano o si sono sposati. In alcuni casi addirittura che sono diventati padri o hanno partorito. Abbiamo avuto delle trapiantate che hanno partorito. Infatti una cosa stranissima, ne parlavo con una trapiantata, è che quando parliamo di trapianti pensiamo, almeno nel nostro immaginario, credo che pensiamo sempre all'uomo che viene trapiantato. Invece esiste tutta una realtà del mondo femminile che vive forse il trapianto in un modo differente rispetto all'uomo che è meno conosciuta, c'è forse meno volontà di parlare del trapianto dal punto di vista femminile. No, invece è una vita che riprende normalmente, come tutte le vite. Ci sono anche dei trapiantati che hanno vinto delle medaglie d'oro a dei campionati mondiali dei trapiantati, appunto. Il nostro
ex presidente, presidente onorario, ingegner Mafia, ha vinto parecchie medaglie d'oro nello sci e anche nell'atletica. Quindi diciamo che il trapianto è in qualche modo una rinascita, come ha detto lei, sia dal punto di vista del malato, ma anche dal punto di vista del medico. Esattamente. Investe molto nel trapianto, certo, il medico. Esatto, esattamente. Ma e che tipo di supporto dà il medico al trapiantato? E si è sempre praticamente a disposizione. Sì? Sì, perché il trapiantato è un paziente fragile, soprattutto i primi 2 anni, per cui è necessario essere sempre pronti, cioè dimostrare con i fatti, non solo con le parole, che si è a disposizione. Magari telefonano alla sera che non stanno bene e gli si dice di andare al pronto soccorso, tanto per dire, alle Molinette, e poi uno di noi che è di turno, perché siamo 24 ore su 24, uno è sempre presente. All'associazione? No, proprio nel reparto. Se l'associazione appoggia un pronto soccorso, avvisa il reparto che deve arrivare quel paziente e loro... Beh, in qualche modo lei ha parlato di rinascita con il trapianto. I bambini hanno il periodo dello svezzamento, che quindi dura un certo periodo di tempo. Così anche per il trapiantato, essendo una rinascita, è una nuova vita che nasce, ha bisogno di questo continuo accudimento, credo. Esattamente, difatti la parte più, diciamo, i problemi più grossi non sono tanto il trapianto, cioè il trapianto non finisce con l'atto del trapianto, ma la parte più difficile è il post-trapianto, perché devono sottoporsi a terapie precise. Ad esempio faccio l'esempio dell'immunosoppressione: deve essere presa un quarto d'ora prima o entro un quarto d'ora dopo l'orario prefissato, perché c'è il rischio che il dosaggio ematico dell'immunosoppressione si abbassi o si alzi. Se si abbassa rischia il rigetto, se si innalza rischia la tossicità. E c'è questa consapevolezza nel trapiantato? Senza dubbio, vengono preparati, anzi addirittura quando si decide di mettere in lista trapianto un paziente, c'è anche lo psicologo che dà un supporto, perché è molto importante sapere se il paziente è motivato, se si rende conto delle difficoltà a cui andrà incontro dopo il trapianto. Ma oggi ci può essere un paziente che rifiuta il trapianto? Sì, ci può essere, sì. Nonostante il trapianto possa rappresentare una rinascita, un nuovo... Ci può essere, però in linea di massima sono casi molto rari. Lei ha parlato di... io credo che il trapiantato sia ovviamente un malato che deve essere seguito. Però questo tipo di malattia coinvolge anche tutta la famiglia. La vostra associazione in questo caso è di supporto non solo al malato ma anche alla famiglia? Perché io mi immagino il malato che si è ricoverato in ospedale, però dall'altra parte c'è un familiare che deve attivare le procedure per invalidità, come diceva lei, le procedure per il rimborso, muoversi, lasciare il lavoro per un certo periodo di tempo per seguire. In questo caso la vostra associazione dà risposte a questi? Sì, certo, anzi... Direi di più, che dopo la consulenza telefonica magari che abbiamo, diciamo di mandare i parenti, conoscendo bene, perché li conosciamo ormai i trapiantati, conoscendo anche le loro potenzialità, la loro realtà, perché nolente o volente si è a conoscenza della realtà familiare, diciamo di mandare o la figlia o la moglie o il figlio, che sappiamo si interessa specificatamente di tutte queste cose. Ma questo tipo di supporto, ad esempio psicologico, è solo per il paziente oppure anche a volte la famiglia ha bisogno in qualche modo di un aiuto per affrontare questa problematica? Anche per la famiglia, sì. Decisamente. Quindi se io fossi una persona che ha un familiare che deve essere sottoposto a un trapianto e mi passi il termine, anche se so che è brutto, non ce la faccio più, perché comunque è vero che il malato è quello che è la prima persona, però io familiare posso avere dei ritmi di vita e anche degli stress elevati. Chiamo la vostra associazione dicendo: signori, io non ce la faccio, mi date una mano, voi ci siete? Sì, la cosa che facciamo, andiamo in day hospital e diciamo al day hospital di interessarsi del familiare, mandandolo dal nostro psicologo e per un supporto psicologico proprio al familiare.
Beh, è incredibile, scusa. Allora, io vorrei ricordare ai nostri telespettatori, se qualcuno volesse fare volontariato da voi, cosa deve fare? Deve presentarsi alle Molinette dalla nostra associazione, perché la nostra sede è alle Molinette. In questo caso parliamo di un'associazione che ha come sede Torino. No, no, è proprio l'Associazione Nazionale Italiana dei Trapiantati di Fegato, la sede nazionale è a Torino, alle Molinette, sopra, dove, sopra gli ambulatori, ma comunque basta che chiedano, ce la mandano. Sì, perché io non sono di Torino, avrei qualche difficoltà, però credo che sia importante sapere che l'associazione è aperta a chiunque voglia fare del volontariato, ovviamente dovrà essere adeguatamente formato, come abbiamo già spiegato in altre situazioni, ma che chi volesse farlo può rivolgersi all'associazione. Troverete tutte le indicazioni, avrete sicuramente un sito, oppure rivolgendovi alla Città della Salute e della Scienza di Torino e quindi all'ospedale Molinette. La ringrazio, dottore, per essere stato grazie con noi, ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito e li invito alla prossima puntata. Grazie e arrivederci.